canale 69 del digitale terrestre e YouTube. Lui stranamente non ricorda dov'è che ci siamo già visti, dov'è che ci siamo già visti. E lei ovviamente non ci casca, io e te non ci siamo mai visti, io e te non ci siamo mai visti. Belle labbra tra parentesi, ma aveva degli occhi un po' tristi, aveva degli occhi un po' tristi. Forse che a crederci sono solo i poveri cristi, sono solo i poveri cristi. Ma dimmi che sapore ha, che so che tu sai di veleno, e col veleno mi avvelenerà, e non lo so chi sei però, anche d'estate con te tremo e non va piano questo tra te. Qui sto sotto di te, tornando da dietro l'angolo, lei gli dice stuzzicandolo, immagini se ci hanno visti, ti immagini se ci hanno visti. Preoccuparsi di quello che pensano gli altri, lui risponde, è compito degli scacchisti, è compito degli scacchisti. Ma dimmi che sapore ha, che so che tu sai di veleno, e col veleno mi avvelenerà, e non lo so chi sei però, che farà soffrire per te gli aerei e prendere dei vizi, ma cosa me ne frega tanto, resto qua. Ma dimmi che sapore ha, che so che tu sai di veleno, e col veleno mi avvelenerò. Io non lo so chi sei però, anche d'estate con te tremo, e non va piano questo treno per... Qui sto sotto di te. Non ci freghi più. Basta. Non ci freghi più. Una volta lo fotti il DJ. Io ho messo tutti i segni, segni a posto. Certo. Sai come si chiama? Come nei libri, no? Tu ce li hai quegli adesivini piccolini, sì, i sì, segnapagine, sì, sì. Certo, diciamo, no? Certo, certo. Cioè che ti rimangono attaccati alle dita quando poi li stacchi dalla loro sede. Insomma. Ah, i segnapagine. No, io ho dei piccoli giallini, però quelli, di vari quelli, colori. Quelli lì quelli sono. Lì, sono adesivi sì, per sì. metà. Bravissimo, bravissimo. Lo faccio una intervista ogni 10 di DJ Chiama Italia. Cioè? Mi, una ogni 10, quando mi piace molto il libro, che mi intrippo a leggerlo. Quando leggi un libro. Quando ah leggi no, un libro. Questo devo chiederlo. Questo no, no, io chiederlo. Lo faccio con le canzoni ormai, perché devo sapere esattamente quando possiamo dire è finita, è arrivata in porto, l'hanno ormeggiata. Era la nuova di Taranai, si intitola Veleno, questa è Radio DJ, quelli lì, sì. Esatto. Pronti a cominciare, insieme fino a mezzogiorno, un bel siglone. DJ, DJ, chiama Italia. Vabbè, confidenza. Ovunque sei. Raggiungerà. Grazie. Grazie alla radiofrequenza. Prego. Quei belli busti di Linus e di Nicola, supportati da Matteo Curti e Farolfi, rallegrano tutti da Cortina ad Amalfi. Oh yes. E non ti passa la voglia mai di ascoltare DJ Chiama Italia. La trasmissione. La trasmissione. DJ, DJ Chiama Italia. Buongiorno.
Radio DJ, no, che nel frattempo col tempo è diventata radio di genitori, e lo si capisce moltissimo in giornate come questa, in cui tutti quelli che avete sentito, forse tranne quelli della mattina presto, perché essendo un po' dei vitelloni. Bravissimo, non sono dei vitelloni. Non si sono ancora riprodotti. Quelli sono scavezzacollo, diciamo. Quelli non si sono ancora riprodotti, ma a partire invece dalle 7:30 in poi, tutti quanti padri di famiglia, Fabio, Giorgio, Furio, Gabriele, noi, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. In questa che è appunto una giornata dedicata ai papà, San Giuseppe, che è il papà di tutti i papà per eccellenza, insomma, no? Cosa mi guardi con quella no, realità? No, sto ascoltando. Però voglio pensavo dire che pensavo ai vigne in questo momento. La zeppola, la zeppola. Il vigne di San Giuseppe. Ma la zeppola esattamente che cos'è? So che è un dolce, ma come è fatto? È prodotto fondo. Forno o fritto, okay. Ripieno di crema. Okay. Ah, ok. Con una parte di crema che spunta e sopra, da sopra. Cos'è? Una ciliegia, una marena. Ah, ok, quella è la zeppola. Quella lì. Perché non sarebbe tanto milanese, sai, io sono di qua del nord e non sono tanto di qua. Scusa, ti senti di Milano, ma che te sei già a mettere? Dicevi Pasquale. Il Pasquale. Pasquale di Molfetta. E di cognome di Molfetta, che lì, Leuterù. Che secondo me arriveremo al punto in cui uno si chiamerà di cognome, che ne so, di Bisceglie, sì. E però non è più di Bisceglie in provincia di Bari, ma è la fermata della metropolitana. Bravissimo. Bisceglie, che bravissimo. Si chiama alla stessa maniera. È quello. Sì. Ti hanno cagato a casa tua? Mi hanno fatto zeppola e vergogna, regalo. Vergogna! Regalo. E c'è anche un biglietto che però non ho fatto in tempo a intercettare, perché me lo vuole dare Matilda, ma era già andata a scuola. Ah, però era sì. Già... No, tutto servizio completo. C'è del lavoro dietro da parte della mamma? Sicuramente che sì, ma ci deve essere un'inculata da qualche parte. Non me lo spiego diversamente. Qualche brutto voto. Ma ho brutto una voto. Una pagella che sta per arrivare drammatica. Ho dei bonifici in arrivo da fare, sicuramente. Come è andata a casa Farolfi? No, bene. Mi hanno fatto gli auguri. Sì. Ma per telefono li hai sentiti messaggi, messaggini messaggi stamattina? Scuola, stamattina, sì. Stamattina. Io un beato. Niente. Ma fa niente, no? Vabbè, no, ma tu no, sei no. Anche i maschi, però. Sì, sono maschi e soprattutto sono molto grandi. Quindi comunque basta, non è che adesso dobbiamo stare ogni anno a farci gli auguri. No, lacrima. Certo. Adesso è diventata una cosa al contrario, quasi involontariamente. Senti questa, Miki è a Londra da qualche mese, sì. E vive in questo residence nella sua stanzetta, che è praticamente una cella. Sarà 3 metri per 5, ok? E a me mi fa 15. Un po' tenerezza sapere che lui è lì da solo, no? Un po' di tempo fa, accompagnandolo in aeroporto, passiamo davanti al duty free dove ci sono i giochi della Lego, e mi dice sorprendentemente, da uno che fa anche il DJ, che mette la musica, che gli piace l'house, il rap: papà, tu non sai che voglia avrei di avere una bella scatola di Lego Star Wars da montare. Alla tua età, sì, mi piacerebbe un casino. Messo da parte l'informazione, comprata un Lego Star Wars bellissimo da 200 euro e spedito nel suo residence a Londra. Si può fare con i corrieri. No? Spedito una settimana fa. A quel punto, Miki, hai controllato in portineria se ti è arrivato un pacco? No, non mi sono dimenticato. Ma cosa c'è dentro? Roba da mangiare, però si rovina. Miki è arrivato, niente. Non è ancora arrivato. Dopo una settimana niente, ma ieri sera alle 11, videochiamata. Che bello. Il bambino più felice del mondo, ma in realtà il papà più felice del mondo, perché per una volta abbiamo ricostituito questo equilibrio. È bello. Bello. Lo farà. Credo che abbia passato tutto. No, lo farà. Era già al lavoro. Secondo me ha passato la notte sveglio per montare questa astronave di Guerre Stellari. Bello. Vabbè, bello. Insomma, d'altronde abbiamo un passato un po' così, da pietre rotolanti, e dobbiamo anche farci riabilitare. Papa Was a Rolling Stone, forse la canzone con l'intro più lungo della storia della musica. Il giorno it was the 3rd of September, that day I'll always remember. Yes, I will. 'Cause there was a day that my daddy died. Chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, all he left us was alone.
say that Papa never worked a day in his life. And Mama, some bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right. Heard some talk about Papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time leeching. Dealing in debt and stealing in the name of the Lord. Mama just hung her head and said, Papa was a rolling stone, my son. Sei il vero DJ della compagnia, come lo definisci questo ritmo? Strano, eh? Beh, però è tutto stato un po' fissato cassa in quattro. Sì, ho capito, poi diceva questo. No. Cioè, questo è strano. Hanno dovuto metterlo. Inlevare. Però è un po' inlevare. No, è greve. No, adesso parlo. Si dice inlevare. Se parlassi con me, è inlevare. Quello è un groove inlevare, però è un pezzo in quattro. Sì. Papa was a Rolling Stone, Temptation. Nella vita abbiamo i padri, diciamo così, ufficiali, quelli genetici, e poi tanti piccoli papà per ogni piccola cosa che ci riguarda. Volevo salutare con tantissimo affetto uno dei miei padri, diciamo così, artistici, al cui compleanno numero 80 sono stato ieri sera insieme con Alberto e insieme con moltissimi altri amici, che guarda caso era anche il titolare di un locale che si chiamava Rolling Stone. Papa was a Rolling Stone. Guarda, ciao Enrico! Ciao Enrico, tanti auguri. Lo saluto anch'io. Ci sono passato, ogni volta che ci passo davanti mi sanguina il cuore perché c'è un palazzo al posto del Rolling Stone. Beh, cioè, sono antiche vestigia che non ci sono più. San Siro è ancora lì, ma le discoteche invece. Beh, poi lui si era rifatto con l'Alcatraz invece. Sicuramente. Sì, con City Square, con 100.000 altri locali, e ne ha ancora alcuni in giro per la Brianza, eh. Il carta vetrata non c'è più, La carta vetrata è stato l'inizio di tutto. Guarda che era bello anche il nome. Carta vetrata. Noi all'inizio lo guardavamo un po' così, che cazzo di nome è carta vetrata? Carta vetrata e invece Bollate. Era molto originale, a Bollate, bravissimo, va bene, grazie, grande Enrico. 10-18 Radio DJ, appunto, festa del papà, ma soprattutto anche San Giuseppe oggi. Ho qua una cosa dicevi, no, perché i Vitiello non sono padri, sì, ma sono stati figli. Sì, sono no, certamente, figli. Certamente. Anzi, però noi, io ho detto, siamo diventati radio di genitori quindi loro sono ancora in lista d'attesa. In qualche maniera, tranne qualche rarissimo caso di papà che veramente è stato una Rolling Stone, cioè che se n'è proprio andato. Si usa poco in Italia ancora. Esatto, che il padre proprio non l'hai conosciuto proprio mai, tranne qualche raro caso. Tutti siamo figli, cioè la festa del papà riguarda tutti. Accontentiamoci di questo punto di vista. Esatto. E tutto questo nasce appunto perché oggi si festeggia San Giuseppe. Ho letto stamattina sul Corriere di Milano che qualcuno si è preso la briga, giustamente in maniera molto romantica, di fare la conta di quanti falegnami iscritti all'albo proprio ci sono nella città di Milano che si chiamano Giuseppe. A parte il fatto che non so quanti falegnami ci sono, non, a giudicare da come è difficile trovarne sempre uno. Sempre troppo pochi. Sempre troppo pochi, no? Ce ne sono 13. Sono soltanto 13 e sono tutti over 50. Caspita, over ragazzi. 50. 13, quindi sì. 13 si chiamano Giuseppe sui 60 che saranno a Milano. Sì, sì, no, dai. Sto scherzando. Magari 100. Ma magari sì, 100. Un centinaio. Allargando, diciamo, il cerchio alla provincia di Milano, includendo la Brianza, che insomma la patria del legname, come si dice, i Giuseppe che fanno i falegnami arrivano a 117, insomma è un nome, anche il nome stesso non è così diffuso fra i più giovani, e la professione ancora di meno, ma insomma, tanti auguri credo che poi pensavo a quelli che hanno un nome che in qualche modo è anche finalizzato a un mestiere, se il famoso nomen omen, è come se uno si chiama Diana e dovesse per forza fare la cacciatrice, la caccia. Quello che mi ha sempre incuriosito sono quelli che si chiamano Salvatore. Io non ho mai conosciuto un bagnino che si chiamasse Salvatore. Salvatore non è male, eppure quello in effetti sì, perché poi opera il salvamento, bravissimo, tu fai il corso di salvamento. No? E ti chiami Salvatore, insomma. Poi su San Giuseppe sono arrivati un po' di messaggi, credo. Buongiorno ragazzi. Buongiorno, oggi che San Giuseppe si tagliano anche le piante aromatiche, la salvia e il rosmarino.
Bene. Si vota. Lapidaria. Sì, lapidaria. Io però non lo farò, ho un rosmarino che sta bene, non ha bisogno di essere potato e quindi rimane così com'è. Cioè, la perché natura si ci pota penserà. Proprio oggi. Cioè... Sì, è un rito, è secondo un rito. In realtà probabilmente no, secondo me è il periodo giusto per farlo. Bisogna riaggiornare queste tradizioni perché sì, il clima sta cambiando e bisogna anticipare un po' tutto. Vero, sì, anticipiamo vero. Di un mese. Senti, come sta l'astroficus che abbiamo messo fuori? Benissimo, sta bene? Benissimo. Non ha più perso fogli? No, un pochino sì, ma le tolgo così tu non vedi che le perdi. Tu stai parlando di corda in casa dell'impiccato. Tu ti vanti di come sta il tuo ficus con il tuo amichetto. Sapendo che il tuo... Perché sai che il mio... Io però ho seguito un consiglio del perfido Curti che ha il pollice verde, che mi ha dato un consiglio molto semplice. Attenzione. Nico, non gli dà più acqua, fallo soffrire. E sai che ti dico che sta meglio. Sì, sta è così. Meglio. Ma guarda che questo consiglio, che sembra appunto una semplificazione non competente, in realtà mi arriva da uno che cura filari di vigne che producono sì, vini certo, meravigliosi. Certo. E il momento in cui la pianta si deve riorganizzare perché priva di risorse è la volta in cui si sforza di stare bene. Il digiuno intermittente sta facendo il ficus. No, perché guarda, spesso per cercare di farli crescere noi tendiamo a bagnarle troppo. Ma piano, sì, quella è la no? coscienza sporca, sì, non potendo sì, far sì. altro poi che poi dare facciamo l'acqua. Marcire le orelle. Esatto, l'unica soluzione che abbiamo quello. Per farle star bene, sta male, ok, dagli l'acqua. No, se uno sta male, tu pensa a un malato nel letto, no, che no, fai? Cioè, gli porti le lasagne? Il timballo? No, giusto. Senti, stamattina vero, il trio ha parlato lungamente della festa del papà e ha parlato in particolare dei papà un po', diciamo, stagionati. Non so se hanno, sicuramente sì, citato anche la statistica che è abbastanza impressionante, è uguale sia dal punto di vista maschile che femminile, sì. No? Per esempio le donne adesso fanno il primo figlio quando lo fanno molto tardi, no? Mm-hmm. Più vicino ai 40 spesso che vicino certo. ai 30 o addirittura quasi nessuna, almeno italiana, tra i 20 e i 30. Contando che dopo i 29 anni, dopo i 30, tecnicamente saresti, se hai fai il primo figlio, primi impara attempata. Sì, tecnicamente. Sei attempata. Anche questo a 30 mi sa anni. Che è un po' da aggiornare. Così come i riti. Decisamente. Attempata una di 30 anni, che rimane incinta a 29, tra l'altro. Oh, la natura prevederebbe che tu lo certo. facessi un po' prima. E certo. vale anche per i maschi, che dopo certo. i 30 anni cominciano a essere un po' meno fertili, ok? Chiaro. Fine anni 90, e quindi non stiamo parlando del secolo scorso, cioè sì, stiamo sì, parlando in realtà secolo... sì, anche del millennio scorso. Mi sono fottuto da solo. Sei per quello, sei strozzato con le tue mani. A fine anni 90 l'età media dei papà italiani era 25 anni, mm-hmm. adesso l'età media dei papà italiani è 36. Cioè, male. Non dico che si sia raddoppiata, ma ci manca molto poco. Male. E siamo i papà più tardivi di tutto il cucuzzaro. Ma perché? Di che cosa? Dell'Occidente? No, dell'Europa. Siamo i papà più tardivi. Perché? Perché insomma prima c'è voglia di vivere, perché prima c'è bisogno di crescere, perché poi è difficile. Perché poi spritz. Non ci sono i soldi. Non ci sono i soldi. No, se ci sono vanno nello spritz. Anche beh, giustamente, sì, nel senso, uno quello. Deve vivere. Perché è... molto spesso ci si sposta di città e a quel punto non è più vicino ai genitori che sono sì. un supporto importante. I motivi sono tantissimi. Perché esci di casa tardi? Perché esci di casa tardi? E dove cazzo vai? Esatto. Comunque funziona così. Io a 39 la prima volta, quindi ero già molto avanti. Tu a? 37. Vedi che eri fuori dal sì, 36 sì, comunque. Sì, sì. Cielo grigio su? Quasi cielo grigio. Are you bringing me a message from the other side? Cardinal.
Di sguardi che c'è fra me e Alex, che già che dice è così, tutto. Che ci guardiamo e facciamo, cioè andiamo, che dico, vuol dire andiamo, un po' vuol dire ti piace, ma così andiamo? Così andiamo, sì, è bello, così. Allora no, tutte e due ieri, è bella, sì, andiamo, allora, posso dire, ieri pomeriggio qui in questa radio, che sa essere molto interessante, devo dire, sì, c'è stato ospite Vasco Brondi, una nuova leva della musica italiana, ormai sarà 15 anni che sì, ci avrà, vabbè, e raccontava di un'isola delle Canarie in cui gli abitanti, un'isola un po' indie, Gomorra credo si chiami, in cui gli abitanti tra di loro come te e Alex comunicano, ma con discorsi articolati a fischi come faceva Gerry Scotti quando protestava, praticamente sì, quando... ma si capiscono, voi ve lo siete persi perché è roba di veramente molto bella, io fa. L'ho sentita con queste orecchie da casa mia. C'erano dei giorni in cui Gerry era in polemica con la, diciamo, con la direzione artistica, veniva ripreso per qualcosa, sì, allora sì, faceva uno sciopero della parola che consisteva in questo. E parlava solo così. E pensa che c'è gente che non sa fischiare, vero Alex? Quindi adesso Linus, che hai messo a posto gli occhi, Linus e Alex, bravo, Linus e Alex, come quelli di quell'isola delle Canarie, parlano tra di loro con un linguaggio così. Ma sentiamo parlare con i fischi Matteo. Ma dai, ma sei più ma sei peggio di Alex. Ma Dio mio, voi siete così giovani che non vi ricordate che negli anni 60 c'era una cantante italiana che si chiamava Daisy Lumini, come i lumini del cimitero, no, mi manca, che cantava fischiando. Mi manca. Dopo mi manca. Lo recuperiamo. Sì, sì. Forse Alfa all'ultimo festival di Sanremo aveva un pezzo con un cui si fischiettava. Sì, sì, adesso. Filippo da Varese manda il messaggio che avrei voluto mandare io. Il numero di falegnami di Milano lo puoi contare sulle dita di una mano di 7 falegnami. Beh, esatto. Ma non è più così, dai, hanno un po' qualche protezione in più, forse. Bah. C'è adesso. Mi auguro per loro. Certo che se avessi un figlio così in un'altra realtà che dice papà ho deciso cosa fare dopo la scuola, faccio il falegname, io faccio l'urlo di Tardeglia ai mondiali dell'82, no io dico di sì, ma di brutto, perché c'è il lavoro assicurato, ma totale. Quanto ci vuole per imparare, cioè da uno dal niente diventa garzone, ragazzo di bottega, dopo quanti anni fa un dopo quante falangi gli anni non sono mai abbastanza, certo, io faccio questo lavoro da 50 anni, non smetto di imparare, certo, di sbagliare, soprattutto di sbagliare il secolo scorso, cazzo, era ieri, era davvero il secolo scorso, continui a sbagliare, la casistica non è mai abbastanza. No, quella è anche un po' l'età. No, veramente il nome ideale per il bagnino sarebbe Remo, dice un ascoltatore, che c'ha anche ragione, però quello è più un nome da marinaio, secondo me. Che bella idea da mandare in caserma a mio figlio appassionatissimo della Lego e anche per tutti i suoi colleghi, per la mezz'ora di svago che hanno la sera. Grazie Linus per l'idea. Pina da Cava dei Tirreni. Ho capito, ma bisogna vedere quale caserma, cosa fa Pina. Evidentemente c'ha un figlio in caserma. Ma io voglio sapere tutto, ma non è che mi posso accontentare di in caserma. Pensavo mi riprendessi che ho letto il messaggio di Pina senza l'accento cavese. No, per carità. Stamattina all'apertura fila di mamme per l'acquisto del regalo per la festa del papà, Paola cartolaia di Gallarate. Cosa gli compri al papà in cartoleria? Beh, un biglietto. Quello che devo ancora avere io, diciamo, oggi. Ciao papi. Lei ti dà un biglietto in cambio di un biglietto dei tuoi. Esattamente. Magari l'improbabile biglietto da 500 euro. No, quello non ce l'ho perché sono... Papi, mi dai un biglietto? Dal bancomat non esce quello, purtroppo. Babbo. Qualche vocale? Linus, Nicola, poi, ciao, buongiorno e tanti auguri. Tanti allora, auguri, se vi serve un falegname potete venire a trovarlo nel mio paesino, San Giorgio Morgeto, in provincia di Reggio Calabria. Ah, su 3.000 abitanti. 2.000. Residenti, sì. Siamo in 25 falegnami, ah, e qualcuno si chiama anche Giuseppe.
E non tutti i sessantenni. Io per esempio ho 50 anni e sono dei falegnami di 30. Ciao, buona giornata. Ma circa ciao, il 10% ciao della popolazione. E lì c'è un problema di domanda e offerta, cioè c'è troppa offerta. Capito? E quindi vuol dire che i prezzi saranno più bassi. Ah, interessante. Dov'è che è vicino Reggio Calabria? Reggio Calabria. Beh, però uno si fa spedire un'anta, voglio dire, no, si fa fare un falegname proprio. Un falegname proprio. Diciamoci spedire un falegname. Venite a vivere, posso dirvi, vi ospito a casa. E sì, un perché adesso che fai il trasloco, secondo me, vedrai mi quanta se roba serve. Ti no, servirebbe. Ma servirebbe tantissimo. Ma sai quanta roba ti serve? Perché sarà tutto sbagliato. Lo so, ma guarda, mi sono già rassegnato. Dai, ultimo messaggio. Linus, Nicola, buongiorno. Da Francesco. Vorrei condividere con voi il ricordo di mio padre che, riunita tutta la famiglia, ci portava a Montecatini da Barletta con il 1100 familiare nei primi anni 70, che aveva montato una radio di quelle che si montavano con i cassettoni grossi. Lì ovviamente il cassettone era di Claudio Villa con le sue famose canzoni Granada, Binario. Eccolo. Mi piacerebbe che la mettessi te oggi. Fatto. Ciao. Ciao caro. Però va tutto bene, tanto bene l'abbiamo messo in onda. Ma il ricordo è collegato al, no, al papà e basta. Al papà che radunava tutta la famiglia e lui da Barletta andava con la 1100 a Montecatini Terme. Adesso nel 2024 ci vogliono, e non mi par vero, solo 7 ore. Tu prova a pensare in quegli anni lì con la 1100. Quasi il doppio. Secondo me il doppio. Quasi il doppio. Ma come secondo funziona? Da Barletta che fai? Fai la dorsale. Allora cioè, è uguale. Barletta fai Foggia e. Ma prosegui verso Pescara e poi tagli. È lo stesso. Secondo me io andrei su fino a Pescara e poi taglierei dentro. Qui dopo San Benedetto del Tronto si taglia dentro. Non so bene ci dove. Ci sono Teramo, Giulianova, ci sono tante. Civitanova Marca. Civitanova giri a sinistra. Vai verso Perugia, diciamo. Sì, c'è una super strada nuova. Sì. Però conviene sempre quell'altra. Comunque diciamo, le cassettone grosse erano le stereo 8. Scusami Linus, ma prego, ho visto che non ti ha colpito abbastanza il fatto che loro andassero a Montecatini, con tutto il bene, prima che poi la Nazione di Pistoia fa l'articolo domani. È una località molto frequentata. Ecco, ma però una famiglia di 4 persone, no? A Montecatini, con tutto il bene. Si va a rigenerare, l'aria fresca, i genitori. Ma guarda che quella zona lì era piena zeppa di discoteche. Sì, sì. Io ci ho fatto un migliaio di serate. Non di discoteche, io ricordo anche i tempi che abbiamo fatto un festival bar e sono rimasi sconvolto dalla movida di Chianciano. Ma diciamo che i signori Agé che soggiornavano a Montecatini dicevano: cara, mi van bene le terme, ma vado un attimo a comprare le sigarette. Sì. E c'erano delle signore dell'est europeo. In realtà scattava quella cosa che negli alberghi si chiama la coperta. La coperta. Cioè, tu hai confidenza con il doorman, con quello, diciamo, non quello che dorme, quello che sta alla porta, e continua ad arrivare messaggi. Sì, sì, sono quelle di Montecatini. e gli dici: senta, ho un po' freddo, ce l'ha? Una coperta. E arriva la coperta bionda. Ma io rimasi. Va bene, vogliamo andare avanti fino alle 11. No, desilumini. Come? Desilumini. Ma dopo, mettiamo la pubblicità prima, un po' di sasso. Dopo. DJ, Roma Italia. Hi Barbie. Stop playing with him, Riot. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a Ken. Like Jazzy, Stacy, Nicki. All of the Barbies is pretty. Damn. All of the Barbies is bad. It girls, and we ain't playing tag. Red, but he spank me when I get bad. I'm in LA, Rodeo Drive. I'm in New York, Madison Ave. I'm a Barbie girl. Pink Barbie dream house. The way Ken be killing got me yelling out like the scream house. Yelling out, we ain't selling out. We got money, but we ain't lending out. We got bars, but we ain't belling out. In that pink Ferrari, we peeling out. I told Tay, bring the Bob Dylan out. The pump so cold, we just chilling out. Baby, yelling out. It's Barbie, bitch, if you still in doubt. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a Ken. Like Jazzy, Stacy, Nicki. All of the Barbies is pretty. All of the Barbies is bad. It girls, and we ain't playing tag. Barbie ain't nothing to play about. He wanna play in the playhouse. The
they gon' say now. I'm watching these bitches, I'm rubbing a stain out. Like I'm ready to bend. All the fake Barbies just wanna pretend. Like, don't let me go find me a pen. Look where it led. Now I'ma put it to bed. She a Barbie bitch with her Barbie click. I keep dragging her so she bald a bit. And I see the bread, I want all of it. And I want the green, so I all of it. And I throw it back, so he losing it. And I give the box with no shoes in it. Yeah, I know the trick, so I got him brick. Yeah, they know who it, me and Barbie, bitch. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a Ken. Like Jazzy, Stacey, Nikki. All of the Barbies is pretty. All of the Barbies is bad. It girls, and we ain't playing tag. Oh my gosh, this is perfect! Slay! Up one more time, trust me, I have magical foresight. You gon' see me sleeping in courtside. You gon' see me eating 10 more times, ugh. You can't take that bitch nowhere, ugh. I look better with no hair, ugh. Ain't no sign I can't smoke hair, ugh, yeah. Give me the chance and I'll go there. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. She the devil, she a bad little bitch, she a rebel. She put her foot to the pedal. It'll take a whole lot for me to settle. She the devil, she a bad little bitch, she a rebel. She put her foot to the pedal. It'll take a whole lot for me to settle. Yeah, said pop, make money, now you try, bitch. You could use a revamp with a new vibe, sis. I don't need a big feature or a new sidekick. I don't need a new fan, cause my boo like it. I don't need to wear a wig to make you like it. I'm a two-time bitch, you ain't new, I win. Throw a shot like you tryna have a foot fight then. All my ops waiting for me to be you, I bet. DJ, DJ, you're my Tani. S'accorge tutto quello che succede, o sta lontana e ti fa sentire come conosci. Chi te nome rossai, porta una croce. Chi te nome
cammina cavo casa lata, chi te no mare o sabaca e fesse contento, chi te no mare sai non te. A tutti quelli che possono dire di tenere il mare, cioè tutti quelli che hanno il mare come elemento fondamentale della propria esistenza, no? E tutti quelli che crescono con, diciamo, affaccio sul mare, non che per forza lo vedano dalla finestra, perché lì devi essere un po' più fortunato ancora. Dipende, poi se la città è, è collinare. Però basta che tu abiti in una città di mare, come si dice, e quando abbandoni la città di mare ne senti ti tanto manca, la nostalgia. Manca, perché sì. Come, una volta ce lo raccontava Gino Paoli, per chi abita al mare, il mare è un'apertura e non avere più quell'apertura è come sentirsi chiuso all'interno, certo, di una specie di stanza, qualcosa di questo genere. Pino Daniele con la versione in studio di questa canzone, che però è anche sul live che usciva in questi giorni 40 anni fa, nel 1984, che si chiamava Show Live. Show con, come con dire, la... vai via, show. Con sì, la O. Che in realtà sarebbe anche spettacolo. Spettacolo, certo, però lui ha le corna sul live. Show live. Riesce oggi il disco proprio per celebrare appunto i 40 anni e anche per ricordare Pino Daniele, di cui oggi ricorreva anche il compleanno, insomma. E già Giuseppe. E anche l'onomastico, visto che insomma Pino giusto. È il diminutivo di Giuseppe. E allora salutiamo la Sara, che è sua figlia. La Sara Daniele. Che sta andando a gonfie vele. Ah sì, direi brava, di sì. Sara. Brava, siamo brava. Orgogliosi di te. Brava. Saretta, come ti chiamava il babbo. Dunque, avete parlato di Desi Lumini, dice un ascoltatore. Era cugina di mio babbo. Era fenomenale quando fischiava le sue canzoni, ma non e pensavo che addirittura DJ potesse essere ricordata. Eccola qua. Ecco. Così per 4 minuti in televisione, sì, sì. Tutta vestita bene, sì, sì. Con una certa mimica anche, cioè, certo. Perché un attimo essere imbarazzanti mentre fischi, insomma. No, no, no. Questo qui è il suo passaggio TV, cioè come ci sono Takagi e Ketra a Radio Norba Live. Lei era Desi Lumini, faceva 4 sì, minuti sì. Così. Ma era famosa, eh? Famosissima! Famosa tanto, a cavallo fra gli anni 60 e gli anni 70. Elegante e aveva tutta una coreografia, insomma, nel suo modo di fare questa cosa. Beh, sai che cos'è? C'era del lavoro lì dietro, un po', ragazzi. Sì, adesso vedendo. C'era del fiato. Bravissimo. Vedendola è quasi Italia's Got Talent. Cioè, bravo, comunque sì, è una sì, cosa sì, un po'. Sì, sì, cioè, è, tu è sì che strana, vale, sì. Sei un po' strana. Sì, sì, sì. Grazie all'ascoltatore che ce l'ha ulteriormente ricordata, aggiungendo qualche particolare che adesso non stiamo a raccontare. 10.45 Radio DJ, saluto tutti i falegnami che stanno sentendo, quelli che ci hanno comunicato che a Lissone, per esempio, c'è una scuola per falegnami, non dubitavo. Senti lui. Ce n'è una anche a Cantù, prego. Sono Fabri da Cuneo. Sì. Mio figlio ha iniziato a fare la scuola di falegnameria e dura 3 anni. Ciao ciao. Sì, per essere un falegname completo, insomma. 3 anni impari a fare una credenza. Sai cosa? Bello, è bellissimo. Ma guarda che è anche un hobby per molta gente. Beh, sì, sì, c'è il cameriere di un ristorante dove andiamo spesso sia io che te, che piano piano si sta, non dico licenziando, ma sta diminuendo la sua disponibilità come cameriere, ma uno che aveva un lavoro tranquillissimo anche, uno dei più simpatici anche, per fare il falegname e fa mobiletti su misura, mettiamola così. Beh, una coppia di ragazzi che qui facevano lei redattrice e lui fonico, hanno deciso di smettere. C'era anche quella battuta, falegname impazzito, cos'è che tirava? Seghe. Ai passanti. Sì. Volevo dire che la televisione italiana, ma mondiale, è pronta
per una Masterchef della falegnameria. Ma guarda che c'è. Ma dai, non è la maniera di fare. Veloce. Sammy da Bitetto, che se non sbaglio è sempre in provincia di Bari. Beh, oggi certo. è la giornata dei messaggi pugliesi. Bitondo, Bitetto. Bravo, Bitetto. Secondo me è per quello. A proposito di come diventare falegname, io mi sono diplomato geometra, laureato in biologia e poi cambiando strada ho aperto una piccola falegnameria puntando sull'esperienza accumulata nel frattempo in 15 anni da autodidatta. E ho pure recitato 4 volte come Gesù nella rappresentazione della Passione Vivente. Questo, diciamo, non è attinente. Quest'ultima Gesù, parte. Figlio del falegname. È giusto, è vero. Figlio giusto, del falegname, giusto, autorizzato. Figlio d'arte. Giusto, figlio d'arte. Figlio d'arte. Sì, lui sì. Maestro d'arte. Sì, 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 giusto. Alex, quanto abbiamo ancora di Quaresima? 10 giorni? Meno, fino a giovedì prossimo, no? Venerdì prossimo, 9 giorni, 9 giorni, che è la seconda colomba che mi arriva e prende il volo senza che io la possa agguantare. Tra poco arriva la mia al cioccolato. Mi raccomando, al cioccolato? sì, al cioccolato Marcello Pontoglio. Aspetta però, portala venerdì così la mangio sabato. No, la mangio prima, la porto prima. Radio DJ. Brava. Mentre mancano 10 minuti alle 11 e DJ Chiam Italia fino a mezzogiorno. Scusa Linus, che sguardo vi siete fatti con Alex? E quando Alex fa così con la testa forte. Cosa vuol dire? Vuol dire che sta finendo. Ah, finendo? Sta finendo, ma non c'ha quella fine alla Taranai. Ok, bene, benissimo. Sta sfumando. Benissimo. Non c'è più il cantato. Ma non c'è un sotteso, un voto sotto, il voto alla canzone? No, ma su Sesa noi siamo come l'aereo. Quindi siamo voto? Beh, voto? Più di 8. Sì. Più di 8. Noi siamo come l'aereo su Sesa. Cioè? Concordo. Beh, ragazzi. Quanto mi manca il mare, un caro saluto da una pugliese in Olanda. A me succede anche con il lago. Mauro da Brescia, quindi cittadino ma originario di San Felice del Benaco sul lago di Garda. Anche noi della montagna, se ci allontaniamo, poi abbiamo nostalgia e senso di smarrimento per la mancanza delle vette che ci fanno un po' da guardiani, evidentemente. Arriva il nostro amico Mevar da Ravenna, che abbiamo scoperto che è una versione, diciamo, slang di Mauro. Sì, okay. Ti ricordi? Sì, l'abbiamo già parlato qualche tempo mi ricordo. Fa.
Qualche anno fa, dice Mevar, vi avevo mandato un messaggio chiedendo come potete dire a mia figlia che era a casa da scuola di studiare e di non distrarsi. La cosa era scherzosa, ovviamente, ma voi mi avevate fatto un bel regalo chiamandola in diretta per sincerarvi del suo impegno. Ok. Ora quella ragazzina è diventata una donna e oggi, festa del papà, lei vi fa un bellissimo regalo. Stiamo partendo per Frara per la sua proclamazione di laurea in lingue e letteratura straniere. Complimenti a Maria e grazie sempre a DJ Chiam Italia, colonna sonora che della bello, nostra vita. Che bello, qui un po' Mussolini sei diventato anche della nostra vita. Predappio, provincia di Forlì, sì, certo, sempre certo, da quelle parti. Certo, ma certo, noi siamo capaci anche di fare di più, cara Daniela da Baveno, che ha scritto un altro messaggio. Per favore, fate un saluto dalla finestra a mio marito Loris. Mia figlia è a Milano per un esame e lui, nell'attesa, ha deciso di parcheggiarsi sotto la vostra sede, visto che è un affezionato aspetta, ascoltatore. Loris! Dimmi se c'è, eh? Loris! Vieni vicino, corri, corri! Cioè, è ancora lì, ancora lì. È Loris, come cazzo deve chiamarsi? Quanti anni hai, Frida? Sì, 48, sì. Vuoi sapere qualcos'altro? E a che ora ha l'esame sua figlia? Lo sta facendo. Che esame è? Che esame è? Tedesco! Mi! Achtung! Ciao! Ciao! Kartoffeln! Va bene, ci sentiamo tra poco, Radio DJ. DJ, DJ, chiama Italia. Blanchito, baby. Pensavo che non ho ancora imparato il bon ton. Stavolta spengo il tom. Scappo dai radar, cambio la trama. No, e mi chiedo da un po' se mi butto troppo contro, tro. E faccio lo show in mezzo alla strada, tutta ubriaca, sembravi me. Già che siamo qui, vediamoci il peggio e scopriamo di botto. Quelli come me, senza un piano B, non vanno all'inferno, ma un piano di sotto. Io sono sconvolto e vuoi del room, sto caldo mi ha sciolto, boiler room. E cerchi lo scontro e non è il mood, se non sai chi ha torto, spoiler tu. Mi sento in apnea, come se fosse San Andreas, alfabeto Morse tua e vita mea. Non passano gli anni ma io non cambio idea. Oh, che già pensavo che non ho ancora imparato il bon ton. Stavolta spengo il tom. Scappo dai radar, cambio la trama. No, e mi chiedo da un po' sul parquet, quando ti sale male non capisco se voglio sputarci sangue e fare karate e rompi il cazzo e sei convinta che l'abbia vinta mentre scappo in sala prove, cancello il nome, poi dico nel fondo tinta perché sei finta, hai perso tutto come il poker, prima non poste mio. L'effetto che mi fai quando dici che lo vuoi, sembra che lavori al light e testa poi sbaglia di nuovo. Non basterà chiedere scusa, quindi questa volta nemmeno ci provo. Non mi fido delle parole né delle persone, perché cambiare in fretta è una maledizione. No, non so fare l'amore, ma scopare per ore
preferite. Pensavo che non ho ancora imparato il bon ton ton ton. Stavolta spengo il ton ton, scappo dai radar, cambio la trama. No, mi chiedo da un po', se mi hai avuto troppo contro, tro. E fatto lo show, in mezzo alla strada, tutta ubriaca, sembravi me. Solo opposto di quello che hai detto e sono qui da un'ora. Immagino un posto con te solo al centro mentre la pista suona. Dimmi, dimmi dov'è. Dimmi, dimmi dov'è. Ora dimmi, dimmi dov'è quello che c'è in te quando pensi a me. Se sono qui stasera, che piango in discoteca. E scusa, ma è mezzanotte appena, confusa tra questa gente. Dimmi, dimmi dov'è. Dimmi, dimmi dov'è. Ora dimmi, dimmi cos'è quello che c'è in te quando pensi a me. Manca un minuto alle 11. All you want, tudo que quer me dar. Everything.
Valga la pena di augurare buon sorcio, cioè buona fortuna a tutti gli ascoltatori italiani di esportazione che in questo momento sono in America Latina, in Brasile in particolare, dove la temperatura, avrete letto, in queste ultime ore è diventata un po' importante. D'accordo che lì è estate piena in questo momento, sì, però beh, piena di umidità. È l'equivalente del nostro 19 settembre, se proprio vogliamo. Siamo il picco estivo, in teoria sarebbe passato, però è arrivata una botta di umidità terrificante, per cui ieri a Guaraciba, che è un quartiere molto popolare a ovest di Rio de Janeiro, la temperatura era alle 9.55, quindi poteva solo peggiorare quella giornata. Di mattina. Alle 9.55 di mattina era 42 gradi e mezzo, che però appunto con una umidità del 95% portavano il percepito oltre quota 60. Pare che nel weekend le spiagge di Ipanema e Copacabana fossero ovviamente invase da. Qui il luogo comune viene ribaltato. In genere si dice non è il caldo, ma l'umidità qui è sia l'uno che l'altro. Anche se fosse secco sarebbe tantissimo. Ma con l'umidità diventa molto molto caldo. E vabbè, non è che ci sia bisogno del nostro parere o della nostra informazione per accorgerci di questo, no? Lo vediamo anche con le piante qui intorno, che a marzo sono già abbondantemente fiorite. Mi piace molto la versione cinese e giapponese di questa deriva verso il caldo, che c'è anche lì ovviamente, ma c'è in una maniera molto precisa, cioè il giorno della kabi, si chiama così il giorno in cui i ciliegi fioriscono proprio e arrivano all'apice della fioritura, Sakura, ma anche Hakami, leggo. Comunque Sakura, quello che è la fioritura dei ciliegi, che vendeva materiale elettronico. Comunque la fioritura dei ciliegi, la fioritura ogni anno slitta indietro di 1,3 giorni. Quindi, e questo dagli anni 50 ad oggi. Quindi dagli anni 50 ad oggi sono passati 70 anni, quindi 70 anni fa fiorivano 70 giorni dopo, cioè due mesi abbondanti maggio, più tardi. Sì. A maggio, adesso invece siamo arrivati alla fioritura che è tra febbraio e marzo. Fra 300 anni ritorniamo all'inizio. Bravo. Ci vuole un po' di pazienza, che fretta. Lungimiranza. Comunque bravo. Tu hai detto una cosa molto intelligente, ovviamente involontariamente. Certo. Che strozzo. No, ma guarda, ti giuro, ragazzi, oggi poi si è svegliato cattivo. No, cattivo, è cattivo. Ma sono di buonissimo umore. Cattivo. Il problema è che noi siamo sempre impegnati a cercare di adattare il pianeta alle nostre convenzioni, ma al pianeta di noi non gliene frega un cazzo. Certo. Quindi siamo noi che ci stiamo male sopra, se continuiamo a fare le puzzette, diciamo. Ma sì, non è un problema della stanza. Se vogliamo noi vogliamo per esempio i parchi, i boschi, i giardini senza gli insetti, no? È una cosa che leggevo anche stamattina. Sì, perché sì, gli insetti ci danno fastidio, ma gli insetti sono alla base di quel giardino. Certo. Se tu mandi via gli insetti, ma poi mi danno fastidio. E vabbè, stai a casa, cosa vuoi? Cosa vuoi? Il giardino c'era da prima che tu nascessi. Funziona così. Una delle cose che viene notata a proposito degli insetti è che nei viaggi, quello lì che andava da Barletta a Montecatini, no? È rimasto del cuore. Con la bianchi... tantissimo, ecco, tantissimo. Quello lì, all'arrivo a Montecatini, aveva tutto il parabrezza della macchina pieno di insetti che nel corso del viaggio si erano spiaccicati. Nel mondo attuale, questo arrivo con gli insetti sul parabrezza non c'è più. È vero. Un pochino dipende dalla molto possibilità poco, sì, di essere più aerodinamico. A meno che non vai a Rovigo. No, vabbè, però ragazzi, se uno fa un viaggio alle ore 18, meno. No, in effetti una volta era veramente tanto, era adesso, tantissimo. Un po' di meno, poi adesso un po' è la macchina più aerodinamica, un po' che ce ne sono meno. La macchina aerodinamica mi piace come chiave di lettura, sì, certo, il parabrezza è più inclinato adesso. Il moscerino vede
e non ci va. Tranne no, i furgoni che stanno sotto casa di Linus, quelli che fanno i panini. Quelli l'aerodinamica non sanno. Vabbè, ma anche perché non sono modelli recentissimi. Quello è un mattoncino quello, Lego. Nello spazio sarebbe aerodinamico. Niente, niente. Quello di sotto casa mia in particolare è un 84. Ma incredibile. C'ha la targa oro ACI come macchina d'epoca. Ma de che? C'ha lo stock. Sì, però in questo momento è in bacino di carenaggio. Gli stanno cambiando il motore perché quello vecchio ha tirato le cuoia, poveretti. C'è una puntualizzazione interessante. Ciao Linus, ciao Nicola. Attenzione, Gesù non era figlio di un falegname. Era un falegname, in quanto fino ai 30 anni ha aiutato il papà nella sua attività. In bottega. E le scritture lo dicono. Dopo i 30 anni si è dedicato alla predicazione. Ciao ragazzi di Gianmaria. Ciao Gianmaria. Il finale del messaggio era un po' salviniano. Si è dedicato alla... C'era quell'intonazione lì. Un po' come Gianluigi da Monghidoro, ciabattino con il papà, o no? Gianni Morandi. Sì, papà faceva il ciabattino. E lui aiutava, secondo me, all'inizio. Sì, poi a 18 iniziato. Anni era già fatti mandare dalla mamma. Era già Gianni Morandi. Il cristianesimo quindi è il risultato di 3 anni soltanto di predicazione. Prima pure avrà fatto qualcosa. No, se ne sa non poco. Non è tanto lunga quella storia. Se ne sa poco, se ne sa poco. Poi del Gesù adolescente non si sa nulla, no? I locali che frequentava. Esattamente, quella roba lì. Qualche storia, insomma. No? Quello assolutamente. Le scritture apocrife un pochino questa cosa la accendono. La Ciao ragazzi, l'anno scorso vi avevo scritto che io e i miei figli siamo andati, beh insomma i tempi qui cambiano. Andattimo. Com'è che ha detto l'altro giorno? Non me lo ricordo più. Non me lo ricordo più. Vincette. Vincette. No, sì, vincette. Invece che dire vince, vincette. Che si può dire comunque anche vincette. Sentiamo questo messaggio. L'anno scorso io avevo scritto che io e i miei figli eravamo andati a Liverpool per la festa del papà per un tour sulle tracce dei Beatles e l'avevate letto in diretta. Questa volta siamo in partenza per Parigi il prossimo weekend per andare a sentire un concerto di John Mayer. E qui chiude alla Linus e dice. E Mauro scrive: se rinasco voglio un papà come me. Ma che pavone, proprio pavoneggiato. Ma sai quante volte l'ho pensata questa cosa? Empro dei tuoi gas. Ma poi mi appare il fantasma del grillo che mi dice: e io chi ero? È bravo. Eri il numero uno. Babbo, come mi ha chiamato Filippo stamattina. Che bello. Da dove arrivi? Arrivo dalla nebbia, dallo smog, come la nave di The Fog, legata alla strada, perché in strada che ancora sto, se ce l'ho fatta qui, posso farcela dovunque come Frank e Jay-Z, lo slang dei miei G, dice Mogra, Nogra, Sesse, per questa city sono il Poca, l'Efe, l'Esse, ho una Madonna d'oro al collo e una Madonna d'oro in cielo, viviamo sopra il limite, moriamo sotto un telo, Dio regalami del tempo invece di un solo tempo, torno e caccio gli infami, via come Gesù dal tempio, Glock nei calzoni, alza il murder rate, props dai furgoni, i frate mi gridano minchia Jake, ognuno fa la sua parte in questo film tra i palazzi, da sempre intrappolati nel traffico come un taxi, pezzi da 100, benzina verde per i ragazzi, Milano mi perdoni o mi ammazzi, decidi. Questa notte che non c'è niente di strano, appena mai, infame non sarò mai, codice samurai, non riesco a far rimanere chi davvero mi vuole bene, le vie della città dentro me sono le mie vene, ogni parola è un colpo di pistola, come subsonica, tu fai brutta figura, la mia figura è retorica, fai il test su queste strade e poi ti bocciano all'esame, i corpi dei poeti sono a terra esanimi, generazione apatica, se la musica è plastica, Milano che ti sputa dopo che ti mastica, girano le ruote di sto macchinone, resto in danger zone, sul GPS non c'è la via del signore, i miei versi troppo veri voglio dedicarli, a chi ha solo sogni infranti e non sa interpretarli, a chi sta cercando i santi e non sa interpellarli, io lo so ma io non so se tu sai di che parli. Questa notte che non c'è niente di strano, di noi non rimane niente, so-
se il cielo è così vicino, di colpo cade sopra la città. Se non volete rimanere soli a Milano, ci sono molti eventi che vengono organizzati. Questa è una città in cui si organizzano eventi, ma eventi. Si organizzavano eventi anche prima degli anni 20. Ma da sempre. Anche negli anni 30. Da sempre. E per questo ci sono i teatri. E sì. Molti ascoltatori ci chiedono informazioni su tutti i nostri appuntamenti teatrali. Bravo. Allora ce ne sono due. Il più imminente, che comunque dista ancora un mese, è quello con Radio Linetti al Teatro Alcione. Tra l'altro non ve lo dovrei dire, ma siccome non so tenermi un segreto, ve lo dico lo stesso, probabilmente da domani le date da 5 diventeranno 10. Allora ragazzi, c'è grande richiesta, io cosa allora, vi devo dire, il teatro è piccolo e la gente mormora e dicono ma cacchio, e così poi pochi noi, posti. Ma così mi fai terra bruciata per il vero evento, cioè quello del Teatro Nazionale. Ma sono due cose molto diverse, diciamo, ieri poi mi è arrivato un messaggio di un'ascoltatrice che mi ha scritto sul direct di Instagram: scusa, ma Radio Linetti è tutta musica da discoteca? No, non è uno spettacolo musicale, si chiama Radio Linetti ma è teatro, quindi è una cosa parlata in cui i dischi sono, diciamo, un contrappunto. Sì, mi piace questo termine. Sì, cosa vuol dire. Però un breve intermezzo, sì, quanto sì, li terrà? Una sottolineatura, ma 30 secondi, un minuto, a seconda di quello che di quello di cui stiamo parlando. Però questo succede tra il 29 aprile e, diciamo, il 10 di maggio. Il 21 di maggio al Teatro Nazionale, che invece è un teatro importante con 2000 posti, c'è, come lo scorso anno, la serata dedicata al Dinamo Camp, alla quale partecipo anch'io, ma soprattutto ci sono i Magnifici Sette. Certo. Nicola che sta preparando un pezzo da cantare, canzone. C'è Alex e Sara che stanno lavorando su un duetto al pianoforte, Matteo ha promesso l'esperimento scientifico, ieri me ne ha proposti un paio, il più normale incendia il teatro. Cioè, deve essere qualcosa anche digestibile, Matteo. Allora, un pochino sporco, quindi dovrei... Io ti consiglierei quelli che fa un divulgatore scientifico, che però fa anche un po' il meteo, a uno mattina nel weekend, cioè mezzo mattino in famiglia, una mattina in famiglia. Diciamo, con tutto il rispetto, gli voglio tanto bene, un signore coi baffi, molto simpatico, a cui darei le chiavi di casa. Sta indorando la pillola. No, perché viene anche preso un po' in giro dagli altri. È consapevole, c'ha il papillone, un po' spiritoso, il pazzarello. Ma fa cose tipo quelle robe che fanno fumo, oppure e niente arrosto, l'olio che scende, l'acqua che sale. Vabbè, qualcosa che si possa vedere, cioè, comunque. Sì, no? Sì, a parte sì. Che abbiamo le telecamere, riprendiamo e facciamo vedere sul grande schermo. Insomma. Sì. Allora, Alessandra ieri era un po' incerta, adesso mi pare si stia orientando sul twerking. Alessandra, fai twerking? Insomma, lei ha fatto così con la mano. È insegnante di twerking. Allora no, se non vuole non lo fa. Fate quello che volete. No. Qualcosa si inventerà. Qualcosa faranno, farlo. È curioso invece la proposta di Chiara, io la terrei in considerazione. Lei ha un'abilità, diciamo, digitale, però servirebbe una tastiera e un computer. Ok. Tu le dai una qualunque cosa, non so, Nicola Savino Wikipedia. Okay. Lei, entrando nel tuo Wikipedia, con tre colpi di mouse è capace di arrivare a Hitler. Veramente? Con tre colpi di mouse? Cioè, nel senso, con tre passaggi. Caspita. Cioè, ma da tutti, sempre solo con... Cioè, da chiunque a chiunque... Da chiunque. Non mi dite perché Hitler, perché magari... Ah, per i baffetti, No, non riguarda te. Può partire da me, può partire da Alex, può partire da qualunque altra cosa. Non so perché proprio Hitler è il punto d'arrivo. È sempre il punto d'arrivo, è sempre Hitler Sì, no, è una cosa da matti che andava un po' di tempo fa. Ok, guarda. Con te c'è riuscita in tre. In tre passaggi. Io con me ci sono riuscito con due. Nel senso che Linus, Maratona, Berlino, Hitler.
Ah, ok, ok, ok. Beh, beh, facile, sì, sì. Beh, sì. Facile, devi arrivare a certa attitudine. Sì, 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 alle cazzate. Non lo so, si può fare di meglio, credo. Cazzate, si può fare sì, anche di meglio. Sì. Ma recuperiamo un po' di sentimento, ragazzi. Bravissimo, nella oggi festa del papà. È la festa del papà, non possiamo mica dimenticarci di questo momento grande, di grande romanticismo, che a volte può essere anche però un po' struggente quando certe figure non ci sono più, no? Sto cercando di portarmi un pochino avanti perché qualcuno poi ci accuserà di essere un po' cinici. Però gli ascoltatori di Cordialmente, l'indimenticabile programma sì, di Elia Le Storie Tese, ricorderanno una canzone cantata da un cantante italiano emigrato in Belgio che si faceva chiamare Cognome e Nome, cioè Di Quinto Rocco. Ma che si faceva chiamare? No, si no, usava no, no, così a quei tempi. Ma non è vero che si usava così, se uno, perché gli album di Gianni Capito. Morandi uscivano Morandi Gianni. Ma... no, non uscivano ma Morandi Gianni. Ma questo era un poveretto che era emigrato dal sud Italia, andato a lavorare in Belgio. Era, parlava anche un po' con un lieve accento francese, lievissimo, bravo, lievissimo. E noi quando eravamo ragazzi si chiamava Rocco Di Quinto. Ma sui dischi era sì, scritto Di Quinto Rocco. Lasciami dire che noi quando eravamo ragazzi lo prendevamo un pochino in giro, e di questo me ne dolgo, perché che roba questa canzone, come si fa a fare questa... Diventati grandi, diventati genitori, non so tu, ma io quando la metto non riesco a non piangere. Sì, perché è una canzone drammatica che ha avuto molto successo anche in lingua francese con il titolo di Je t'aime bien papà. Esatto. Il titolo italiano è Ti voglio molto bene papà, ed è praticamente il papà che è rimasto vedovo e deve spiegare alla piccola. Sto già piangendo. Alla piccola, chiamandola Angelo mio, cuore mio, adesso andiamo a letto. Lui parla quasi come Malgioglio, nel senso che a noi fa molto ridere. Siccome la figlia è diventata una signora molto grande adesso e si incazza molto per quelli che scrivono su YouTube. Dici? Eh sì, l'ho letta. Hai saputo? Sì, sì, ho saputo. Ah, saputo. Allora non lo mettiamo. No, mettiamolo perché nel frattempo... Poi appunto è il giudizio del pubblico. Noi siamo Di Quinto Rocco nel frattempo, siamo diventati lui. Eh sì, perché la canzone comunque sarà, diciamo, dei primi anni 70. Secondo me la canzone ha 50 anni. La canzone ha 50 anni, la bambina ne avrà 60, se si incazza tanto. No, ma con chi se ne frega? Ma perché voglio dire, tu gli ricordi il papà che c'ha i baffi come ma lui. Ma sì, ma mettiamola, figurati. Anche come Hitler. Mettiamola. Allora, per rimarcare la provenienza, diciamo, del sud dell'Europa, notare il mandolino in sottofondo. Sì, certo. Okay. È tipico stereotipo. Comincia la bambina che fa la domanda fatale. Papà, ti prego, non piangere. Non voglio vederti soffrire così. Oggi è Natale. Pure e non Natale. Voglio che tu piangi. No, bambina mia, non sto piangendo. Mi fanno solo male gli occhi. No, papà, questo non è vero. Lo so perché tu piangi. È per la mamma che gli vuoi sempre bene. Dai, papà, non piangere. Vedrai che un giorno la mamma ritornerà. Ritornerà. Dai, cuore mio, adesso andiamo a letto. Andiamo. Perché sono già le 11 di sera. Io mi sto per mettere a piangere. Sveglia. In tutto questo, ti lui è vestito molto bene, papà, come Elvis Presley di bianco. No! Direi che è sufficiente. Bellissima. Dai, un piccolo assaggio senza mancare di rispetto a nessuno. Però guarda, lui è vestito esattamente come Elvis Presley. Beh, ma era l'Elvis come delle Fiandre, lui era, assolutamente. Dovevi toccare le Fiandre che è domenica prossima. C'è il giro? No, c'è le Fiandre. Sì, le c'è Fiandre, c'è il giro delle Fiandre. Sì, sì, domenica, giorno di Pasqua. Ma non è la Parigi-Roubaix, un'altra cosa. Parigi-Roubaix arriva dopo. È un'altra cosa. Ma c'è sempre il pavé o il fango? Giro delle queste? Fiandre... ha dei pavé piccolini, dei tratti di pavé. Ma è quello che arrivano e tremano, non riescono. No, quello è la Parigi-Roubaix. Okay, Parigi-Roubaix è terrificante da quel punto di vista. Qua ci sono le côtes. Cosa sono? Le côtes sono delle collinette, delle piccole salite. Insomma. Benissimo, benissimo. Ma da Di Quinto Rocco ai Police, tu guarda un passaggio così. Però c'è sempre questa atmosfera romantica, certo, un po' mistica, certo, no? Qui tutta roba di candele, insomma. Lui che dice, sono qui attorcigliato intorno alle tue mani, così come un serpentello intorno alle tue dita. Aspetta. Wrapped around your finger. Wow. Wrapped è un verbo che ho imparato quando ti fanno i pacchetti di Natale. Lo vuoi normale o rapid. You consider me the young apprentice.
Piaciuta molto agli ascoltatori. Ma di Quinto Rocco o Wrapped Around Your Finger? Secondo me tutte e due, forse sicuramente di più, no, di guarda, Quinto Rocco. Io ti dico che di Quinto Rocco, o purtroppo, o per fortuna, insomma, siamo riesce comunque a toccarti. Tocca, no, no, non me, gli ascoltatori. Vabbè, è una storia si sono messi a piangere tutti. Mamma mia, quanti ricordi sono... quando vedo quell'LP, Alex. Sai quanti che forse ricordi? Quella roba... Sai che forse sono io il responsabile di quella. Che, sai che forse che l'ho sei preso tu? Io. A parte che sono io che mi assomiglia, ma l'ho comprato io il vinile e so va anche bene, dove, bene, a Viareggio. Va bene, allora i Police su Radio DJ, un sacco di ringraziamenti. Daniele da Gorizia che puntualizza, ma sbagliando, perché io ho detto che il Giro delle Fiandre è domenica l'altra, il giorno di Pasqua, non questa domenica. Se vuoi, Daniele, facciamo la gara e ti posso dire che questa domenica c'è la Gand Bevelgem, che è un'altra classica del nord. Ma stamattina ho guardato, guarda, sulla Gazzetta c'era l'elenco delle classiche del nord che ci sono praticamente tutti i giorni a partire da adesso fino beh, alla fine stagione, del mese di giugno. Diciamo, sì, la stagione. Mezza stagione, sì, la morte sì. sua. Sì, diciamo marzo-aprile, che nelle Fiandre è come gennaio e febbraio credo in Italia. Credo di sì, credo anch'io. Sempre abbastanza, anch'io, abbastanza sì. freddo. E sono arrivati molti messaggi, insomma, sulla festa del papà, sugli auguri che uno si fa, sì, che fa gli altri. Sì, Lino schiedeva, allora abbiamo qualche messaggio così. E io gli ho detto, guarda Lino, io ma giuro che non sto scherzando, mi sono scandalizzato, ma proprio scandalizzato dalla confidenza, dalla ineleganza. Adesso ne è arrivato uno che è conservato in una teca, come se fosse uno scorpione velenosissimo. Lo metti il beep? Lo metto bene. Ma mettilo bene. Stavolta l'ho messo bene. Metti ma la domanda è questa, poi ve lo facciamo sentire. Ma uno può mandare un messaggio come questo? A noi, una cosa così cioè, uno intima. Può anche avere questa aspettativa di vita. Sì, esattamente. Allora, ma tu hai tenuto la parola tira? No. Aspetta, dammi un secondo e la recupero. Perché lui praticamente auspica, guarda, mi trasformo in Matteo Curti. Auspica, vista la festa del papà, che la moglie si dedichi con lui. Sì, probabilmente i figli sono grandi. Sono grandi, oppure così. Oppure sono molto piccoli. Faccia una cosa. Perché è così comunque, no? C'è tutto un periodo in cui tu fai conto su tua moglie per farti fare gli auguri dei figli, e quindi è tua moglie certo. che deve essere quella più partecipe. Certo, certo. Ma qui gli auguri non c'entrano niente. Lui parla di sesso e in particolare, senti questa metafora, non lo scritto, l'orale. Ma l'orale. Sì, vabbè, tanto che lo sentiamo. Lo chiama con un vezzeggiativo, un oralello, prego. Ragazzi, buongiorno a tutti. Toscano. Oggi è la festa del babbo. Toscano. Vediamo se la mia moglie mi tira un ho visto che è 2 anni e 1 mese che non si azzarda a farlo. Un bacione a tutti i babbi. Ma io dico, ma Service mi ha imbarazzato. Ero davanti alle ragazze. Questa c'era il Piotta. Sono rimasto male. Che si pure è andato via. È uno che era e si è imbarazzato. Street credibility. Ma direi di sì. È uno che ha scritto tra i versi che ha scritto 1000. Ignorante, abbondante tra le mutande. Tra le cose che ha scritto il Piotta. Va bene, grazie comunque all'amico della Toscana, ci risentiamo tra poco. DJ, chiama Italia. Ballavi sfocata tra tutte le luci. Io parlavo una lingua che tu non capivi. Me ne inventerò una se poi mi porterà da te. Prendo tutto a pugni ancora un po'. Lascio le parole in un cassetto. Esco, forse sparirò. Quattro inverni io che ti aspetto. Io che sfondo le porte, tu non esci di casa. Come siamo ridotte, è l'ultima chiamata. Lascia un
forte per non sparire, così strette che è impossibile da digerire, e a pensarci oggi voglio solo ridere, ed aspetto 4 inverni per tornare a vivere. Strada passa un motorino, fari accesi sulla luna, la fortuna bacia un altro e poi ti tocca un po' il sedere, andiamo via, qui non c'è niente da vedere. La provincia è tropicale, oggi fa un caldo che si muore, se pensi al mare siamo piccoli, due gocce in un bicchiere, nessuno ci ha insegnato mai a restare insieme. E ce ne usciamo puliti dalle vite degli altri che ci fanno un po' ridere. Sogniamo di andare via, aprire un bar su una spiaggia con i soldi del crimine. Ma poi restiamo qui fermi senza partire mai, che già rischiamo abbastanza. Dammi la vita che puoi, che vuoi, che hai. E allora fai come vuoi tu. Con i fulmini, lascia che ti illumini. Mi dicesti un giorno strano che l'amore è cambiare le lampadine. Stringimi forte che ho paura di morire. E immaginarsi diversi con un cane e una casa dove tu puoi dipingere. Cambiare mille progetti che ci piace così. Noi siamo bravi a distruggere. Qualunque cosa succeda non ti lascerei mai, che ho già rischiato abbastanza. Dammi la vita che puoi, che vuoi, che hai. E allora fai come vuoi tu. Perfect.
Niente, con questa atmosfera che sa molto di birreria anni 80, siamo arrivati alle 11.37, l'ultima mezz'ora che è quella che noi dedichiamo agli ospiti. Oggi vede protagonista il ritorno di un amico di vecchia data. Sì. E quando tu un amico di vecchia data non lo vedi da tanto tempo, devi anche aggiornare l'anagrafe. Adesso, senza parlare di cadaveri in casa altrui, insomma. Però è diventato grande anche il Piotta. Eh sì, perché sono 50. Sei un pezzo da 50, come pezzo, si dice. Mezza Piotta. Mezza Piotta, bravo. Mezza Piotta. Senti, tu, che anno era l'anno del Super Cafone? 99. Cioè, la versione... c'è una versione antecedente del 96. Sì. E poi ha cambiato il testo. Nella versione del 96 citava anche Albertino. Poi nel 99 un produttore, credo ci sia di mezzo anche un produttore che ti ha detto no, però facciamone un'altra versione, ripuliamola. Claudio un po'. Donato di Goody Music, esatto. Negozio storico di DJ di Roma, che salutiamo, e disse: "Ma secondo me questo è il singolo". Io dissi: "Claudio, ma questo è vecchio, è del 96, cioè andiamo avanti. Ma guarda, fammi un favore, non toccare nulla, gioca un po', divertiti a riscrivere le strofe". Io andai a casa e mi si dentro, vabbè, già che ci siamo, Carlo Verdone, il Piper, tutto quanto, e gliela riportai, mi ha detto: "È una bomba". Dico: "Ma dici, ma parla romano, non la passeranno mai". E invece, tra l'altro, voi tra i primissimi, tanto, boom. Sì. Sì, e quindi in pochi giorni. Un boom pazzesco che però in qualche modo ti ha un po' attaccato un'etichetta, no? Ma no, per chi mi seguiva e poi mi ha seguito, no. Però per, specialmente per quegli anni pubblico, che il rap eravamo in cinque, no? Io, Neffa, gli Articolo, Sottotono, sì, e Franky, cioè poi è arrivato Caparezza. E non, il gioco del rap, che a volte, specialmente agli esordi, è un po' fumettistico, no? Cioè non è che ognuno è esattamente evolutamente quello. Sopra le righe. Certo. Sì, non è che abituati magari a De Gregori, quello che scrive più o meno a quello che può aver vissuto, dice: "Questi sono tutti pazzi e squilibrati", invece era molto, appunto. No, ho fatto questo piccolo excursus nel tuo passato, perché quello che stai per raccontare oggi è lontano anni luce da quello che cantavi, appunto, quasi 30 anni fa, perché oggi Piotta è arrivato con il disco nuovo che si chiama Na notte infame, ma soprattutto con un libro che è anche un bel libro, molto profondo. Grazie. Che racconta, come dire, il modo in cui è cambiata la vita dei ragazzi delle città italiane. Ovviamente la città di riferimento in questo caso è Roma, Corso Trieste, insomma, dove tu ti sei sempre mosso, però non sarà difficile rivedersi anche per un bolognese, per un torinese o per un palermitano, insomma. Sì, mescola anche più generazioni, cioè quella di mio fratello che era del 63, la mia che sono del 73, e quindi racconta gli anni 70 tosti, come sono stati, specialmente nelle grandi città. In cui tu però eri un bambino. Io ero un bambino e questo è il li punto subivo. Di vista di tuo fratello, che era 10 anni più grande. Esatto, li subivo. Cioè, proprio perché poi il disco Na notte infame è anche un po' la colonna sonora del libro. C'è un brano con Tiro Mancino che si chiama Serpico, che racconta un episodio che è proprio simbolo di questo punto di vista differente. Cioè, il 28 maggio dell'80, fuori dal Giulio Cesare, dove andava mio fratello, viene ucciso davanti a lui il poliziotto Francesco Evangelista, detto Serpico, dai NAR. Fabio chiama la polizia. Nuclei armati rivoluzionari. Sì, arriva di la sinistra o di destra in Arsa? E di estrema destra. Di estrema destra, ok. Giusto, Fabio Ravanti. Sì, certo. Io a 400 metri in quella grande città che è Roma, che però è anche un paesello, sto all'elementare, alla classe accanto, quella di Federico Evangelista, figlio di Serpico. Per cui la maestra con la... come si usava allora, bambini, oggi tutti a casa prima, abbiamo avvisato i nonni e i genitori. Perché... Federico ha perso il papà, purtroppo. Oh, davvero? Ah, sì, e come è morto? Vabbè, poi ve lo dicono i genitori. Nonna, senti, ma che è successo? Poi te lo dice papà. Papà, ma che è successo? Poi te lo dice mamma. Ma qualcuno mi spiegherà qualcosa, che ho 7 anni e c'è il delirio attorno a me. Poi nei nostri quartieri c'è Talenti, Montesacro, Trieste Salario. Veniva uccisa una persona ogni 4 giorni tra ragazzi, da una parte o dall'altra, o forze dell'ordine. Cioè, sembrava una guerra civile senza nessuna divisa, però di fatto c'era questo clima. Cioè, ogni giorno mia madre in balcone. Senti, il libro è un rimbalzo fra storie raccontate da te e da tuo fratello, no? Prima fuori onda ci raccontavi che tuo fratello, che di mestiere faceva praticamente lo scrittore, sì, insomma, sì, cioè, no? Più di 20 libri aveva pubblicato, di saggisti. Ed era anche molto filosofo, insomma, sì, sì. Molto appassionato di religioni orientali. Era quello a tu chiedevi spiegazioni, fondamentalmente. Sì, gliele chiedevo rispetto a me, che ho sempre usato molto le parole, anche parlate, in rima. Lui le ha usate tanto, ma sempre scritte. E devo dirvi,
forse la saggistica era anche un modo per raccontare parte di sé senza proprio svelarsi del tutto. Cosa che invece tu alludi al repertorio letterario di tuo fratello. Sì, 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 che era che è scomparso di... 2 anni fa. Sì, 1 anno e mezzo fa, 31 luglio del 22. E come avete fatto? Come hai fatto? Cioè, c'erano degli scritti sì, che lui ha lasciato per fare questo libro? Caratterialmente era molto particolare rispetto a me, era molto meno aperto con un certo tipo di mondo, anche quello del lavoro, con le sue regole, le sue formalità. Per cui dice Fabio che hai scritto, ma sì, 4 cose, cioè ho scoperto una marea di scritti di saggistica ma anche di poesie, ma anche cose autobiografiche che da fratello sono quelle che mi hanno proprio catturato subito. Certo. E lui in questo scritto raccontava in prima persona il presente di allora, una sorta di memoir, il termine tecnico, i suoi anni dell'adolescenza, e quindi anche se lui non c'era più, detto beh, portiamo avanti questo dialogo quasi metafisico, io qui e lui là o altrove. E quindi poi ho raccontato a lui, come lui ha fatto a me, la mia età da fanciullo, da bambino, certo, perché certo, appunto questa è la differenza di età, e poi la mia adolescenza, i suoi viaggi all'estero con l'amore per l'Oriente, il suo ritorno a Roma dopo il crollo del muro, la rivoluzione russa, quindi la fine di quell'ideologia, e i miei invece primi anni 90, anche con il primo rap, il romano, certo, quella passione per la musica nata a scuola. Dopo quanto che se n'è andato, dopo quanto appunto che lui se n'è andato, hai cominciato a pensare di scrivere questo libro? Guarda, io veramente una settimana dopo ho cominciato a scrivere i brani di questo disco e ho buttato quello precedente perché aveva un altro sapore e non avrebbe avuto senso. E poi ho cominciato a scavare e trovare delle sue voci che avevo, delle cassette, in modo che c'è questa sorta anche di filo conduttore vocale di lui che declama alcuni versi, tra cui Lode a Dio, che è uno dei brani del disco. Il libro in realtà è nato un po' dopo, e però quando scrivevo proprio, cioè tipo mia moglie ha detto ma usciamo, dico un attimo, sono le 4:30. Ah, perché i rapper si sposano anche. Tu pensa. Ma c'è sta cosa strana che era imprevedibile 30 però anni. Però è un matrimonio particolare, dopo 25 anni di fidanzamento dico alziamo il livello, passiamo all'upgrade. No, ma si riproducono anche i rapper? Al momento no, però... Allora, mettiamo una canzone dal disco che è anche la canzone, diciamo, che è un po' il manifesto del libro stesso, ed è quella con la voce di tuo fratello, sì, che si intitola Lode a Dio. Lode a Dio, più grande di Torpignattare e Casilino, del Tiburtino di tutta Torbella. Lode a Dio, più grande di Roma, del raccordo e di me. Lode a Dio, più grande della pioggia che cade sul cruscotto e dei tergi cristalli che la spazzeranno via. Lode a un Dio senza un nome definitivo o un'immagine azzeccata, un Dio a cui vorrei bene, se mi volesse bene, se mi volesse bene. The blues don't change, anche se cambia la città, che oggi siamo qua e poi chissà domani che sarà, e dove porterà sto vento che io sento addosso, prendo alla vita tutto ciò che posso. Lode al palo, lode a te, lode a voi figli di Villada, cani per strada come il pezzo di De Gregori, jukebox all'idrogeno, urlo sopra il beat mentre guido sul raccordo, ma tu non sei qui. E questa notte immensa come il mondo, 24 ore in giro sul raccordo, era buio e ora è mezzogiorno, e se non torno io comunque lode a Dio. E questa notte immensa come il mondo, 24 ore in giro sul raccordo, era buio e ora è mezzogiorno, e se non torno io comunque lode a Dio. Fumo di siga in questa notte cica che non si respira, sotto questa mezza luna guardo Roma da via Casilina, al sesto piano parlo piano con il cielo e dice che questa notte scenderanno lacrime come vernice, scrivo il rime come da, cerco la mia musa qua, avrà occhi da Beatrice, stile made in Cina, afro latino musulmana lungo il mio tragitto, in questo angolo di mondo che io ho sottoscritto. E questa notte immensa come il mondo, 24 ore in giro sul raccordo, era buio e ora è mezzogiorno, e se non torno io comunque lode a Dio. E questa notte immensa come il mondo, 24 ore in giro sul raccordo, era buio e ora è mezzogiorno, e se non torno io comunque lode a Dio. Lode a Dio, più grande di Torpignattare e Casilino, del Tiburtino di tutta Torbella. Lode a un Dio senza un nome definitivo o un'immagine azzeccata, un Dio a cui vorrei bene se mi volesse bene. Lode a Dio.
lode a Dio del Quadraro, dell'Appicano, del Prenestino, di Maranello e dell'Esquilino, al Dio delle Popolari, da Millevani fino a Serpentara, al Dio di Valpadana, di Valmelaina, di Pietralata, al Dio del Fiume, da Monte Sacro fino alla Magliana, al Dio del Mare, dall'Infernetto fino all'Idroscalo, al Dio del Cielo, da Forte Antenne fino a Monte Mario, al Dio dell'Africano, lì dove tutto è nato. È una cosa che ho sempre invidiato a voi romani, questo senso di appartenenza, non soltanto per le glorie passate, no? Ma proprio per i quartieri, identità molto molto forte. Cioè, alla fine Milano è una città ibrida, no? Dove i milanesi non ci sono più e ci sono quelli come noi che hanno origini disparate, mentre da voi ci sono le origini disperate, che spesso sono quelle che fanno raccontare le storie più profonde. Sì, underground, no? Però io stupisco sempre tutti quando dico che mia madre, che non c'è più, era di Piazzale Lagosta 1, per cui in realtà la mamma del Piotta era milanese, milanese! Di nonno e bisnonno pugliese, Adelphi e Corato, per cui poi si intrecciano le vite delle persone, è la cosa bella. Senti, nel tour che hai appena cominciato c'è il Piotta di adesso, c'è il Piotta di Suburra, per esempio, perché non tutti sanno che la colonna sonora di questa serie televisiva molto fortunata, distribuita in 190 paesi in tutto il mondo, è roba tua, insomma, per cui ti sei spostato su un mondo un po' più dark. Sì, più scuro. Ma io, sai che a me sembra normale, però poi ognuno è libero di fare quello che vuole, ci mancherebbe. Cioè, a 20 anni facevo la musica da ventenne. Certo. 40, cioè, 40 anni e così via. Quindi, cioè, racconto, è la mia colonna sonora alla fine. Quindi, onestamente, è quello che... Senti, tu sei in grado di vedere da Spotify, magari io mi immagino che il cantante abbia tutta un'app dove vede in tempo reale da dove l'ascolta. Ma anche il nome e il cognome. Ma quasi, lo so. Prima o poi arriverà io anche quello. Io vorrei sapere se ce l'hai, se esiste e da dove ti ascoltano? In quel momento in cui c'era Suburra, anche paesi proprio improbabili, anche nei commenti. In questo momento ci sono ancora, ma il grosso, anche là, io sono sempre favorevolmente stupito, Milano. Beh sì, in effetti... E forse seconda città suono... Roma. Ah, seconda città Roma, sì. Capito. Ma tipo Milano è il doppio. Pensate. Ma da sempre, io sono sempre stato molto amato. Ma perché noi siamo affascinati dall'esotico? Non lo so, infatti. Tu per noi sei l'animale esotico. Evidentemente un esotico che ci rassicura, non lo so. Però arrivano segnalazioni dai nostri sveglissimi ascoltatori che appunto nel concerto tu, per avere una certa omogeneità di atmosfera anche musicale, non fai certe cose che non è che è ripudiato, però fanno parte di un'altra epoca e di un altro colore, no? Cioè non c'è la grande onda, non c'è il super colore. Io le amo e magari quest'estate avrò anche modo di farle, però in questo show è particolare, proprio per non spezzare l'atmosfera, proprio ritmica, compositiva. Alcuni brani più uptempo, ballabili, non sono adatti. Certo. E viceversa, magari ho messo altre cose del repertorio meno note, ma le ho un po' ripescate. Ma addirittura c'è una cover di grande livello. Se qualcosa rimane, tra le pagine chiare, pagine scure, e cancello il tuo nome. Però io voglio sapere, si sente già abbastanza la risposta. Senza autotune, perché dice che sono migliorato molto. De Gregori è già citato in Lode a Dio, se non Francesco, sì, esatto. Cani per strada. E quattro cani di strada. Certo. E no, è un enorme. E tra i cantautori che ascoltava mio fratello, Lolli, Manfredi, però De Gregori era il punto comune per cui sul suo Torrens, che ora c'ho io, spesso lo mettevo, specialmente a Rimmel, che è un album che ho divorato. Però voglio sapere, ma appunto la risposta già è arrivata un po' sentendo la folla che commenta, la gente conosceva questa canzone e la cantava. La cantava, ma non sapeva che era in scaletta ed è il primo bis, che poi non sono dei bis, e quindi quando arrivo dice ma non credo che sta facendo, e poi parte, io non lo annuncio e parte il pezzo, poi arriva Sette Vizi Capitali di Suburra, insomma altre cose comunque note, e per fare un finale proprio canoro. Senti, un ascoltatore dice: grande Tommaso, venivo da te a prendere i vinili da Goody Music. Sì, facevo il commesso. Anch'io l'ho fatto per un breve periodo. Spendevo tutti i soldi che guadagnavo in dischi. Bravo. Nicola, se non l'ha fatto perché ha aperto il vinile con le mani. No, invece, caro. Io l'ho aperto. Mamma mia, scusa, chiedo venia. La prova del jeans è la prova di chi ha fatto il commesso. Certo. Ho sconvolto decine di cantanti adolescenti. Sì, è un suo numero da circo ormai. Cioè, arriva, ma adolescenti, tipo Elodie, arriva, le apro il vinile così. Ah, vedi, così si apre. Sì, perché poi più ti alleni e più è tatà, e boom, con le mani e fa. È vero, sì, la devi anche un po' premere. L'ultimissima domanda: mentre scrivevi il libro, tuo fratello era di fianco a te?
sì, era di fianco a me, nel libro e nel disco l'ho scritti tutte e due a casa sua, che l'ho fatta rinascere, si chiama nella mia mente ACDF, lui stava in fissa con gli ACDC, invece ora è a casa di Fabio, con tutti i suoi vinili, i suoi libri, e per quello ho voluto scrivere entrambi in quel luogo. E gli hai detto delle cose che non hai avuto il tempo di dirgli? Lui in quelle carte che ha lasciato, anche io qualcuna in più, anche se io sono sempre un po' più, come dice lui, mamma mia, parla meno, dici tutto, dico vabbè, ma di tutto. Senti, un po' visiva, questo è lui o sei tu? Lui è, da piccolo eravamo simili, lui a 12 anni, foto tra l'altro fatta da papà a Villada, che è un altro luogo magico, sì, delle nostre citato. Vite, che torna nella copertina disegnata da Davide Toffolo, ci tengo a dirlo, che è un grande bella, amico, molto grande bella anche la copertina. Tra Allegri, certo. Sì, e con me e lui. Allora, il libro si chiama Corso Trieste di Fabio Zanello e Tommaso Piotta Zanello, e il disco invece si intitola Una notte infame, con tutte le canzoni di cui abbiamo parlato, ma adesso tocca a voi sentirle. Bello rivederti. Ringrazio la nave di Teseo per aver pubblicato il libro e ringrazio voi per l'invito. Grazie. Anche a me ha fatto molto piacere. Grazie. Che tu prenda una grande onda. Grazie a sì, questa nave. Volentieri. Era Piotta, a domani. Ciao. Grazie. Ciao, ciao caro. DJ, DJ, chiama Italia. Passa la